Bene, eccoci insieme anche oggi. Con noi c'è Federico Grandesso, padovano, direttore, anzi coordinatore responsabile per l'Asia e l'Europa della Fondazione Fellini, che ha sede in Svizzera. Verrebbe da dire l'inarrestabile azione, insomma, della Fondazione in giro per il mondo, è che qui non c'è Covid che tenga, riuscita in ogni caso ad organizzare manifestazioni per promuovere l'immagine del cinema e del grande maestro del cinema italiano. Allora, cosa avete fatto in questi mesi? Ecco, sì, non siamo rimasti ovviamente con le mani in mano. Metà settembre abbiamo svolto a Sion un bellissimo spettacolo su una figura importante, Gelsomina, uno spettacolo teatrale dove abbiamo avuto Interpretato circa. dalla Masina, se Sì. al cinema, se ricordo bene. E dove abbiamo avuto circa un centinaio di ospiti lì nel nostro centro culturale a Sion, in un'area che ha un palco equipaggiata e con tutte le misure di sicurezza abbiamo fatto questo evento veramente straordinario. Pochi giorni dopo a Cannes un bellissimo concerto sulla spiaggia con le musiche di Nino Rota, con i nostri poster lungo la Croisette, organizzato dall'Orchestra di Cannes e dal Comune di Cannes. Sicuramente uno dei più importanti eventi felliniani in Francia durante il centenario. Poi purtroppo è arrivato il lockdown, dunque, però insomma, abbiamo fatto in tempo appunto a fare questa seconda iniziativa. Dovrebbero scorrere anche le foto della spiaggia di Cannes con le sedie, è stata una bellissima, eccola lì, è stata una bellissima serata. E abbiamo poi presentato la nostra fondazione anche a Padova, al River Film Festival, Ok. dunque un'altra simpatica opportunità per mostrare la nostra azione, il nostro patrimonio. Ecco qui abbiamo appunto le foto della serata. Ecco. Gelsomina. E dunque sì, poi si continua con il Bangkok Film Festival, dove noi presentiamo un'interessante mostra che era già stata a Sion, a Rimini e a Barcellona, cioè il tributo di Lynch al maestro Fellini, con le litografie da una parte. Lynch, David Lynch, David il grande Lynch, regista, esatto, vediamo appunto la altrettanto. conferenza stampa a Bangkok. Una mostra importante perché porta per la prima volta in Asia appunto queste opere, da una parte i disegni di Lynch, le litografie di Lynch, che dialogano con i disegni di Fellini, dunque una mostra molto molto interessante, innovativa, che arriva per la prima volta in Asia, all'interno appunto del Bangkok Film Festival, che, sottolineerei, proietterà quattro film di Fellini. Mi dicono da Bangkok che sono tutti esauriti. Dunque, tutto esaurito per Fellini. Film come La dolce vita, Otto e mezzo. Dunque, c'è un grande interesse per Fellini in Asia, e stiamo appunto poi preparando per novembre una mostra a Calcutta, durante il Calcutta Film Festival, dunque in India, perché anche lì c'è un forte interesse su Fellini, e sarà una mostra inserita all'interno del Calcutta Film Festival. Dunque stiamo comunque andando avanti con tutte le attenzioni del caso. Finora non abbiamo avuto nessun problema e bisogna continuare a spingere per la cultura italiana. Ero a Bruxelles qualche giorno fa per appunto lanciare un progetto anche su Bruxelles di una mostra e una serie di film che verranno proiettati anche lì. Domanda Sì. un po' irriverente al responsabile per l'Asia della Fondazione Fellini, ma mi sorprende, devo dire, vedere l'interesse che c'è, ad esempio, in Thailandia piuttosto che in India. Ma capita mai quando si presenta in un paese che le dicano, tra virgolette, Fellini chi?
Cioè, è conosciuto così tanto Federico Fellini in giro per il mondo? Ma sicuramente, sicuramente per quanto riguarda l'Asia, noi siamo arrivati in Asia nel 2005, dove abbiamo siglato un accordo con l'Università di Singapore per organizzare una mostra, poi siamo andati anche a Giacarta, vorrei ricordarlo, e abbiamo sempre trovato un grande interesse. Sia a Singapore che a Giacarta, le sale sono piene, l'interesse è tanto. E adesso continuiamo la nostra esperienza anche in Thailandia e in India e vediamo comunque lo stesso interesse. Questo fa molto piacere. Ma Fellini, cos'è che incuriosisce? Perché oggettivamente ormai Fellini disegna e presenta al cinema un'Italia che non c'è più. Quindi cos'è che affascina? Ma sicuramente Fellini continua a ispirare i maestri del cinema asiatico. Io durante i miei meeting a Venezia, a Berlino e a Cannes, ho avuto la possibilità di conversare, di intervistare diversi registi e Fellini è ancora un punto di riferimento, devo dire, sia la prima parte di Fellini, quella più neorealistica, sia anche la seconda. Dunque, devo dire, ovviamente Fellini è molto famoso in Giappone. E dunque in Asia ha sicuramente un punto forte, è famoso comunque anche in India con Bollywood, adesso c'è una retrospettiva di Satyajit Ray, famoso regista indiano, al Festival di Roma e anche lì lui si ispira a Fellini, ci sono molte similitudini, dunque ogni paese, ogni realtà nazionale asiatica ha comunque qualche interesse, qualche piccolo punto di contatto con la filmografia felliniana. Io poi non sono né thailandese né singaporeano né indonesiano, dunque non posso capire dal mio lato culturale, però vedo che c'è un interesse, lo registro e registro che ogni volta la sala è piena, questo è interessante, direi. Ecco, a proposito di singolarità, c'è anche questa che la Fondazione Fellini ha sede in Svizzera. Sì. Ecco, quando voi presentate queste rassegne all'estero, vi limitate all'aspetto cinematografico o è anche un modo di presentare l'Italian lifestyle? Sì, sicuramente noi abbiamo sempre lanciato un messaggio non solo felliniano. Infatti, la mostra che organizziamo adesso a Bangkok parla di Fellini, ma parla anche di Lynch. Dunque, sì, noi poi organizziamo anche mostre importanti sulla fotografia. Abbiamo avuto nomi come Lambour, Shapiro, Cornfield. Abbiamo organizzato una mostra sul cinema d'animazione, portando sullo schermo Claude Barras e Ishu Patel. Dunque lavoriamo a 360 gradi. Ma gradi collegati a Fellini oppure sono altri progetti? No, sono altri progetti, perché noi crediamo molto nel dialogo tra le culture, non vogliamo essere una fondazione che si occupa esclusivamente di Fellini, ma organizziamo anche attività diverse, molte legate al cinema, come nel caso delle mostre di fotografia, però insomma c'è anche la parte di arte contemporanea, e, insomma cerchiamo di allargarci, di non essere solo legati a Fellini. Adesso si inaugura Anima Strana a fine mese di ottobre, una mostra dove due artisti reinventano e si ispirano a Fellini creando delle opere straordinarie. È una mostra che è molto interessante perché abbiamo notato che Fellini ispira non solo i registi ma anche gli artisti e dunque abbiamo creato questa mostra che è la terza mostra nel nostro centenario, nel nostro centro culturale del centenario, dunque la terza, che andrà a gennaio come chiusura e che completa un po' il programma nostro per il centenario. Allora, Federico Grandesso è il responsabile per l'Europa e l'Asia.
Ma ci sono dei colleghi che sono, ad esempio, responsabili per l'America piuttosto che per l'Oceania della Fondazione? Ma abbiamo delle persone, dei nostri collaboratori, sì, che non sono è per capire se in altre... insomma, sì, la sì. Fama di Fellini è sì, globale. Sì, la fama di Fellini è globale, bisogna dire anche che in America, in Nord America e Sud America, Fellini è veramente... Certo. Ampiamente riconosciuto anche nel Medio Oriente, ecco, vediamo appunto i manifesti della mostra di Lynch, Fellini. E dunque sì, diciamo che l'Asia era un po' in passato il continente dove noi non avevamo mai fatto nulla e dove c'era un grande potenziale. Appunto nel 2015 siamo partiti e abbiamo detto bisogna iniziare a lavorare anche sull'Asia e a organizzare mostre e eventi anche in Asia, e finora il risultato è stato positivo. Il grande moloch asiatico, cioè la Cina, è nelle vostre mire? Sì, sì, sicuramente la Cina, stiamo negoziando anche con la Cina e ovviamente... io sono stato in Cina diverse volte, stiamo discutendo anche con Hong Kong, Pechino, ci sono in Cina tre istituti italiani di cultura, Shanghai, Pechino e Hong Kong, dunque sicuramente adesso cercheremo di portare una mostra o degli eventi anche lì, sicuramente. Quindi a questo punto non c'è altro che augurare buon lavoro a Federico Grandesso, che ricordo essere il responsabile per l'Asia e l'Europa della Fondazione Fellini, con sede a Sion, sì. Se ben ricordo, in Svizzera. Un modo per far conoscere la cultura italiana e lo stile italiano, insomma, nel mondo. Buon lavoro ancora. Grazie. A voi la prossima.